sonno. Sono tutto tempo rubato alla vita. Io posso essere d'accordo, eh? Ma se uno se ne va a letto, che fa? Come arriva fino all'indomani mattina, eh? Misteri della natura. Un giorno la scienza assoderà tutto. Il gatto tiene 7 spiriti, il pappagallo chissà quanto ne tiene. Vediamo che c'è rimasto. Tocca pure la chiave, non va. Questo è... Questo l'ho già letto. Meglio così, mi addormento prima. Una Malibu. Tutte le sere così. Poi quando arriva la bolletta della luce te la metti, eh? Ciao, Flora. E smettila. Che fai, esci? Ah no, stasera no, non fa la matta. Ma tu ho detto che ti voglio bene. Lo sai? Dimmi. No, no, lascia stare che ci vedono. Ma se non c'è nessuno? È a mamma che gli racconto. Non mi crede manco quando dico la verità. Sì, mi vuoi bene, però del matrimonio non ne parli mai. E come no? Parliamone. Ma proprio adesso. Ci abbiamo tanto tempo. Tutti uguali, oggi, ieri, come 100 anni fa. Sei incantevole. Gran Bretagna, signor Macmillan, che si trova in visita ufficiale a Roma, ci ha permesso di intervistare... Paolo, mi aiuti. Guarda un po' tu. Sì. Le donne sono rimaste belle come ai miei tempi, ma gli uomini, guarda lì che roba. Ti aiuterò io, cara. Ma che idee ti vengono su, Paolo? Che fai? Lo so io che ti farei. Sta buono, dai, adesso andiamo a letto. E andiamo a letto, sì! Te l'ho detto 100 volte di non toccare la televisione, Paolo!
te? L'amore è come la storia. Pochi eroi e milioni di vigliacchi. Dove l'hai letto? In un cioccolatino? No. Buongiorno Carletta. Buongiorno Sor Antonio. Don Annibale. Sole sette. Sole sette. Le sette. Da 65 anni ogni mattina mi sveglio alle sette senza sgarrare di un minuto. E ci sta chi deve mettere la sveglia? Chi si deve far chiamare 3 o 4 volte? Per carità, io niente. Alle 7 precise, con qualunque tempo, estate, inverno, sole, pioggia, neve, tempesta, tac, apro gli occhi. È segno di buona salute. Con tutto che stanotte ho dormito poco o niente per via di quel maledetto fischietto. Ma che ci avrete avuto da fischiare tutta la notte? Una continuazione. Permesso? Avanti. Io non capisco, all'età vostra ancora con il fischietto, che educazione, che serietà. Ma chi fischiava? Tu. Ma io lo so perché fate questo. Lo fate per tenere sveglia la gente, siete una razza maligna, vi conosco. Cara Carletta. Buongiorno Don Annibale. Il caffè che fai tu non lo fa nessuno, quando io morirò tu portami il caffè e vedrai che io risuscito come Lazzaro. Sì, da qui a 100 anni. E il fidanzato ha scritto? No, ieri no. Sai che dolore. Non l'hanno fatto ancora generale. Lei mi vuole prendere in giro. Però nell'ultima lettera dice che a primavera lo fanno caporale. Perbacco. In fondo i generali sono tutti caporali rimbambiti. Questo se lo sentono, l'arrestano. Grazie, cara, vai, vai. Ah, e ricordati del Sor Augusto per quella schifezza di scaldabagno. Senz'altro, principe. Che cara ragazza. Sono contento per Gino che è tanto a posto pure lui. Sembra ieri che l'ho tenuto a battesimo. Come passa il tempo. A chi lo dici? Tre revolverate al marito. Sgozza la moglie con 5 coltellate. Figlio unico fa saltare in aria la madre. E poi l'epoca mia la chiamano il secolo dei veleni. Ma quali veleni? A paragone con oggi erano acqua e zucchero. A me però questo guscio fa me sta simpatico. No, no, mi è scappata. Non si ripeterà più. Quando sei entrata, Don Annibale stava pensando a voce alta. Come al solito, parla ai muri. E con chi deve parlare? Sta sempre solo. Lo dite voi che è solo. Oh! E che diavolo, c'è proprio le mani di ricotta. Ma no, non se n'è rotto manco un pezzetto. Se vede che è caduto in piedi. E se sa, le cose quando cascano in una certa maniera... Non è bravo rotto. Il saputo. E un'altra. Ce ne erano rimaste solo 3. Portiere, buongiorno, ci manda il Sor Augusto. Ah, sì, stavo venendo io, il principe va già cercato. E quella chi è? Oh, qui vanno tutti di Brescia. E poi che idea di arrivare ancora con lo scardabagno? Andiamo su, va. Voi pensate a fare il lavoro vostro? Matte, dico io. Sono pagati e discutono pure. Oggigiorno... Buongiorno, Sor Antonio. Ciao, Marisio. Ciao.
Anche stamattina è mancata la corrente al filobus. Più di mezz'ora ho dovuto aspettare. Ehi, al filobus. Ah, bella, bella, divina. San Principe, è permesso? Ma c'è, manca, abbiamo cominciato, io già mi sento una fiaca. A chi lo dici? Ma che ci hai messo dentro sta cassetta? E che ci ho messo? La solita roba. Pesa una tonnellata. Au, pian po' te, che io non la faccio più. Vabbè. Oh, questo ha lasciato pure la chiave nella porta. Bussa un po'. Se vuoi entrare, andiamo. Principe! Questo giornale è stato già letto da qualcuno. Me ne accorgo dalla piegatura. Lo sapete che la mattina voglio essere il primo ad aprire il giornale. Perché è mio. Permesso. Sono io che lo faccio comprare, coi soldi miei. È permesso. E va bene. Facciamo finta di niente. Oh, senti. Ma con chi parli? Con nessuno. Allora è matto. No, è convinto che ci stanno i fantasmi. Ogni tanto ci parlo. E beh, io che ho detto, è matto. Buongiorno, signor Principe. Oh, finalmente. Alla buon'ora. Il signor Augusto si è degnato di farvi venire. Sono due giorni che non mi lavo, faccio schifo. Dica un po', come mai ogni tanto sto scardabagno si rompe? Non sono mica io a romperlo. So io chi deve essere. Ecco, figurati se non se la prendeva con noi. Il tuo posto non era sulla cassetta di uno stagnaro, Marilina. Ti piace, bella, eh? Adesso che ha divorziato, chissà. Eccolo là. Non funziona. È guasto. Chissà che diavolo c'ha. La fiammella si accende, ma è debole. Si ritira e si rispegne immediatamente. Mo' gli dammo un'occhiata, eh? Dammi un po' il cacciavite. Odè, te sei persa Marilina. Su, dai, non famo scherzi, tira fuori. Oh, e te sarà cascata. Eh sì, mi sa che sono proprio i fantasmi che si divertono a romperlo, se no non si spiega. Sor Principe, questo non ci può credere, dice che io sono scemo. Io dica lei per piacere, è vero che esistono i fantasmi? Questi due vogliono sfottere. Come no, esistono, solo a Roma ce ne sono a migliaia. Ma va, e dove stanno? Dove stanno? Un po' dappertutto, specialmente nelle case antiche come questa, nelle soffitte, negli armadi. Non so, hai mai sentito un armadio che scricchiola? La gente dice, beh, c'è un tarlo nel legno, Un tarlo. C'è un fantasma nell'armadio. Te lo dico io. Il telefono squilla. Pronto, 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 pronto. Nessuno risponde. Allora tu pensi male di tua moglie. Dici, hanno sentito una voce d'uomo e hanno riattaccato. Ma che? È un fantasma che si è divertito a formare il numero. Ma pensa, io mica lo sapevo. Dica un po', sor prima, sti fantasmi si fanno vedere qualche volta. No, si possono vedere solamente dopo morto, o quando uno si trova in pericolo di vita. Ah, apposta la zia mia che andava sotto al tram, ha visto un guerriero antico che l'acchiappava per i capelli e la salvava. Hai visto? E come no? I fantasmi di casa mia non li ho mai visti, ma li conosco lo stesso, sono tutti roviano crepati di morte violenta. Già, perché se uno se ne muore bello, tranquillamente, nel letto di casa sua, può fare i salti mortali, fantasma non ci diventa. Ah sì? E lei li conosce? Che tipi sono? Prima di tutto ci dovrebbe essere il frate, sì, Fra Bartolomeo, il fantasma più vecchio. Beh. Quello ci rimase nel 1650. 53. Allora mi sa che è stato lui a far mettere sto scardabagno. Dica un po', sor prima, come morì quel frate? Di polpette. Perché di notte al convento, quando tutti dormivano, lui se ne andava nella dispensa a vedere se c'era qualche cosa da mangiare. Una volta trovò le polpette, ma erano avvelenate. Ce l'aveva messo il padre guardiano per fregare i topi. Per pensare che fui proprio io a dirgli che dovevano essere i sorci a fare piazza pulita in dispensa. Poi c'è il cavaliere, Reginaldo. Un bellissimo giovane. Sta qui dalla fine del Settecento. Quello dice che con le donne era terribile, non se ne salvava una. E chi era? Rodolfo Valentino? Pare che se la intendeva anche con la moglie del guardaportone, la bisnonna di Antonio. Anche gli amori ancillari. Buttali via. Quello ogni sera, una volta qua, una volta là, mentre i mariti dormivano, entrava dai balconi e si intratteneva con le mogli. Ah, gli sparò qualche marito che non dormiva allora? No, cadde dal balcone di una fornaia. Mentre scappava si spezzò la corda e blowò, fece un salto di 10 metri. Però ne valeva la pena. Vergognati, peccatore. Perché le polpette sì e le fornaie no? La scarpa che è di là nel salone è sua. Gli si sfilò nella caduta e non è finita. C'è donna Flora. Perché? Ci stanno pure i fantasmi femmine. Che femmina? Dice che era bionda, bellissima. Si parla di me? Pare che fosse un po' cretina. Sì, si parla proprio di te. Si suicidò per amore. Si innamorò di un garzone, ma il padre non lo voleva sentire nemmeno nominare. Rutilio si chiamava. Aveva ragione suo padre, uno che si chiama Rutilio. Un bel giorno il conte padre andò dal garzone, gli dette una somma e lo fece partire per l'estero.
La poveretta si gettò a fiume. E non nel mese di agosto, nel mese di febbraio. E da allora pare che tutte le sere alle 8, donna Flora va a Ponte Cestio, blolo, e si butta di sotto. Quando si dice l'intelligenza, ah, sì. Stasera andiamo a Ponte Cestio, pure, ragazzi, se buttiamo e servamo l'antenata di Don Annibale. Voi due credete di prendermi per il fondo dei pantaloni, no. Ma i fessi siete voi che non credete che i fantasmi esistono. Certi giorni non ci credo neppure io. Quando mangio peperoni la sera mi viene come un prurito. Beh, con i peperoni capita. Si vede che non li digerisco, ma mi piacciono. Uè, ragazzi, qui non stiamo combinando niente, sbrigatevi. Beh, ma tanto stamattina fa a tempo. Torniamo domani. Oggi pomeriggio c'è pure un altro lavoretto. Perché non potete finire adesso? Non c'avevamo i ferri adatti. Eh sì, dobbiamo cambiare pure un pezzo di tubo. Si è rotto? No, ma è consumato, ecco. E poi guardi, sono le 11, tra una cosa e l'altra se fanno le 11:30, a mezzogiorno dobbiamo staccare, non vale la pena. Torniamo domani, eh? Eh già, tra una cosa e l'altra, voglia di lavorare, saltami addosso. Sorpri, state tranquillo, noi domani veniamo su presto e vi sistemiamo tutto. E se capisce, casomai se fammo aiutare dal fantasma del frate, che ne dici te? Hai detto bene. Ma che fai? Sei male? Ma che stavi con me? Che ne so? No, sta bene che sta aperta da solo. E per forza, visto che stavo io. Siete sfaticati, siete convinti che ci sono i fantasmi? Sì, fantasmi. No, asciugati, e ben ti sta. Una doccia balorda. Boh, come si è aperta questa mica si capisce. Augusto! Un'altra fermata, qui pare la via Crucis, se pare. Soragù, Soragù, c'è il signor principe. Augusto! Guarda che è luna, ci parli dopo. Ah, adesso, che quando attacchi con Augusto mi diverto. Augusto! Calma, te che vuoi? Ma è possibile che non sai fare nemmeno il tuo mestiere? Tu non ce l'hai avuto mai un mestiere, perché? Che c'è? Piezze! Ti ho detto di mandarmi due operai, mi hai mandato due lavativi. Lo scaldabagno di casa mia lo devi aggiustare tu personalmente. Hai capito male? Io ci sono venuto già un mese fa e ti ho detto di buttarlo. Una cosa che si rompe dopo un mese vuol dire che non era stata riparata bene. No, vuol dire che lo devi buttare. Per farti fare un nuovo impianto e così ti arricchisci alle mie spalle. Ah, principe, la vuoi sapere, papale papale? Me sono stufato. Te l'ho già riparato 7 volte quel catorce. Adesso basta, a casa tua non ci vengo più. E chi se ne frega? Ora, adesso sono io che ti proibisco di venire. Lo scaldabagno me lo riparo da me, perché come stagnaro sono 100.000 volte più bravo di te, che sei vecchio e ti sei rincredinito. Che bel divertimento. Io mi sono rincredinito, ma tu ci sei sempre stato. Forse per via di quelle botte che te davo in testa quando eri ragazzino. Perché ti sei dimenticato quante volte ti ho mandato a casa con gli occhi abbottati che sembravano due meloni. Sì, me lo ricordo. Ma quante ne hai beccate. Ma quante ne hai prese. E quante ve ne davo a Poldino a tutti e due. Ma come le piglieresti ancora? Allora siamo intesi, eh? In casa mia non ci metti più piede. Ma chi ce lo può mettere? Lo scaldabagno me lo riparo da me. È meglio che lo butti. Me lo riparo da me. Buttelo! Da me! Buttelo! Ah, meno male. Signori, scusi, sa, permette una parola? E su, sia guarda, buona, no? E diglielo tu alla signorina, che io sono forte. È possibile che a Roma se non solo due non si mangia? E fate innovazioni, avvenimenti, stanno a metterneo. Non sia così cattivo, non mi faccia soffrire. Guardi, se lei esce... Mannaggia, che botta, oh! Che c'ho il sangue? Che fai, hai vinto? Invece di 7, 12 e 28 è uscito 7, 13 e 38. E te sta bene, te va a fidare del frate? Sono 20 anni che te lo sogni, quel fratello che non ci azzecca mai. Ma che te credi che i soldi io li vado a rubare? 1.000 lire buttatelo. Signore, st'altro sabato se l'andiamo a beva la faccia del frate. Dici sempre così, invece? Beh, il 7 è uscito. In fondo mi sono sbagliato solo di 2 numeri, che sarà mai? Andiamo. Però stavolta ci si era quasi avvicinato. Sì, ci si era avvicinato, capirai. Andiamo, va. La cadenza del 28 era giusta. Non uscivo al quinto posto da 10 anni e mezzo. Boh, eccolo, ancora con lo scaldabagno. Ma è cocciuto, sai. Ma tu guarda se è un principe. Ecco, ehi. La faceva così difficile. Era questione di 10 minuti. Come se per stringere 4 dadi ci volesse la laurea. Oh, che fai? Imbecille, va. Che fai? Sta attento! Prima di morire ha detto Poldino.
Anto, che fai? Ti sei fatto la macchina? Ti ho telefonato appena arrivato, ingegnere. Sì, come preferisce. Semmai la posso raggiungere io. Come vuole lei, grazie. Reginaldo. Sì, a qualsiasi ora. Io sto tutta la sera al City Song. Benissimo. Perfetto. E tale quale? A più tardi, ingegnere. Come gli somiglia? Federico. Aileen. Aileen, ti sembra un nome adatto per un cardinale? Che ti sei messa? Levati quella roba. Perché? Non ti piace? Sai che colpo se mi facessi fotografare così? Mantello rosso cardinale su Gepier di pizzo nero. Ma che credi, di essere divertente? Sei sempre la solita mezza calzetta, sai? Qui non siamo in passerella e nemmeno in uno di quegli alberghetti dove hai sempre vissuto. Ma che ti piglia? Niente, scusami, ma lascia stare la roba che non è tua. Adesso cominci a distinguere le cose tue dalle mie, adesso che hai i soldi. Prima non ti davi tante arie, vero? Ma quali arie, quali arie? Solo che ci sono delle cose alle quali è inutile mancare di rispetto, ecco. E poi i soldi ancora non li ho presi. Ma li prenderò e presto, tant'è vero che ho già l'appuntamento per firmare. Ma che devi firmare? Mica voglio fare la fine di mio zio, povero illuso. Che per rimanere attaccato a certe cose, capisci, ha fatto la fame tutta la vita pur di non vendere. Ringrazia Dio di aver avuto uno zio così scemo. Con lui erano arrivati a 160 milioni. A me è bastato fare una telefonata, guarda. 180, senza discutere. 100 hanno fregato, perché a tuo zio gliene davano 200. Ma sono matti a spendere tanti soldi per una bicocca come questa? No, no, c'è un grande progetto. Ci vogliono fare un supermercato a 20 piani, il più grande d'Europa. Hanno già tutti i permessi, aspettano solo l'autorizzazione a demolire, so assai. Che c'è? I bagagli li ho messi di là e le ho portato pure la chiave. Ah, bravo Antonio, perché la sera rientriamo tardi. Bisogna portarsi dietro una chiave così per aprire il portone? No, per buttarlo giù. Ah, se mentre siamo fuori arriva qualche pontefice a trovare Federico, lo faccio aspettare, eh? Fa presto lui a dire, vendo la casa. E a noi? A noi non ci pensa? Sarà Poldino che avrà capito male. Io ho capito benissimo. Ti fa rabbia perché ho detto che ti somiglia. È uguale sputato, soltanto che lui ha tutte e due le scarpe. Oh, guarda che a me di scarpe me ne basta una sola, sai. E porta rispetto. E smettetela. E tu che c'hai? Perché piangi? Così, non sapevo che fare. Oh, qui bisogna decidersi, bisogna fare qualche cosa, bisogna muoversi. Dove hai detto che ha l'appuntamento con l'ingegnere? Al City Song. E che roba è? Non lo so. Beh, io direi di fare una capatina a questo City Song. Oh sì, andiamo. È tanto tempo che non usciamo tutti insieme la notte. Senti, Poldino, questa donna, la fidanzata di Federico, com'è? Ma così, una di quelle che piacciono a te. Ho capito. Andiamo? Sì, sì, svegliamoci. Mo' ve siete svegliati, eh? E tu dove vai? Vengo con voi. No, no, te lo puoi scordare. I bambini stanno con i bambini. E tu con le bambine? Sì. Oh, poche storie, eh? Quelli della tua età di notte non devono andare in giro, va bene? Roba da non credere, ho un fratello più piccolo che è morto a 65 anni e voi mi trattate ancora come un lattante. Ma sì, vieni anche tu, per una volta. E va bene, andiamo. Sì! Quando la smetterai tu di fare la donna del fiume? Buonanotte, signori. Buonasera, signora. Buonasera. Benvenuti al City Song. Grazie. Buonasera, dottore. Alberto, per favore, mi parcheggi la macchina. Ha lasciato le chiavi? Ci penso io. Mettimela là, guarda tu. Ecco, basta così. Ha visto? Ci abbiamo messo pochi minuti. Ma che hanno fatto? Niente. Federico ha firmato due foglietti. Non abbiamo neppure noi. Disgraziata, tu gliel'hai permesso. Ma lo sai che significano quei due o tre foglietti? Che quest'animale si è venduta la casa e che noi andiamo a dormire ai Fate Bene Fratelli. Voltati un po'. Signorina, alla sua. Cin cin. Principe, alla sua. E questa specie di uomo somiglierebbe a me? Sì, ma lui è più bello, più maschio. Senti, cocca, se tra i Roviano c'è stato un maschio. Si figuri, ingegnere. Ma l'hai visto? I capelli da detenuto, gli occhi inespressivi. E poi gli mancano i suoni. Si figuri, ingegnere. Al primo che si azzarda a dire che mi somiglia, gli do tanti di quei calci. E col destro. Allora, principe, domani a mezzogiorno appuntamento all'ente permessi per dare il via alla demolizione. La prego di essere puntuale. Ma certo. Federico non ha il dono della puntualità, ma sono sicura che non la farà aspettare. Cameriere. No, non lasci, ingegnere. Ci sei riuscito, mignata. Vogliamo andare anche noi? Sì. Prego, si accomodi. E se all'ente permessi nascessero difficoltà? Certo che nasceranno. Ma noi abbiamo il sistema per appianare anche quelle. Non si preoccupi. Beh, speriamo. Allora, principe, a domattina. A domattina. Vieni. Grazie, dottor. Buonanotte. Prego. Buonanotte. Ah, e mi saluti la sua... Sì, insomma, la signorina.
Sì, gliela saluto io. Sono lieto di aver finalmente conosciuto un roviano che ha la testa sulle spalle. Non credo che mio zio la penserebbe così sul mio conto. Direi. Oh, pace all'anima sua. Bisogna pensare ai vivi. Come si dice? I morti non ritornano. Lo dici tu. Il cappello. Stanotte sono stato a parlare con Pellegrino Rossi. E chi è? Ma come chi è? L'avvocato di Pio IX, un cervellone così, mi ha detto che i permessi per costruire questa specie di mercato generale non li possono dare. Ah, ecco il parassita. Carino lui. Si lascia menare per il naso da quella baga... che lo spingi a vendere. Federico? Sì? I soldi. Ah, grazie. Ricordati che devi mettere la benzina. Il miserabile ha già firmato. E che vuol dire? Oggi quelli quando si vedono negare i permessi, il palazzo non lo comprano più. Pellegrino Rossi è stato esplicito. Ha scartabellato una decina di codici e ha detto non li possono dare i permessi. È illegale. Bye bye. 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 Dice bye. Commendatore, si tratta del più grande supermercato d'Europa con terrazza, eliporto e garage parcheggio. Solo il garage, che ha una capienza eccezionale, dovrebbe convincerlo a dare il permesso. Eccellenza, lei mi insegna che nulla si crea e nulla si distrugge. Ma se si vuole creare qualcosa, bisogna anche distruggere. In chimica, forse, non in architettura. No, eccellenza, mi permetta almeno di segnalarle la straordinaria capienza del garage parcheggio che fa corpo a sé. Ho visto. Ma non è questione di capienza di garage. Perciò la prego di non insistere in una richiesta che non esiterei a definire... Mi perdoni, eccellenza. Ma apra il garage. Le ho già detto che non posso assolutamente. È giusto. Roma ha bisogno di garage. Garage sempre più grandi per un'Italia sempre più bella. Bartolomeo? E i codici? Me lo saluti, Pellegrino Rossi. Stia tranquilla, che non avevo mai sfasciato niente. Speriamo. Signori, c'è nient'altro? No, per oggi no. Il resto lo prendete domani. Tiè, via. Ti decidi? No, non ci vado, è uno scomunicato. Cosa dell'altro mondo. Conosce una persona che può salvarci e si preoccupa se è scomunicato o no. Trattatela bene, mi raccomando. Era così dolce. E a quella povera creatura non ci pensi, eh? Scacciato dalla casa di suo fratello, dalla quale fu già strappato in tenera età. E che ora è costretto ad abbandonare per sempre. Senza che fai tanto la commedia, ti ho detto che non posso e non voglio. È un miscredente e un bestemmiatore, non posso. Dai, fra Bartolomeo. Non vengo, ho detto che non vengo. Ci abbiamo vengo. Anche il camion che ci porta. Altro che camion, non vengo, non allora, vengo. Finito? Ho detto di no ed è no, basta. Però ammazzali sti divani antichi quanto pesano. E che? Sono bottiti da eserci. Andiamo che dobbiamo arrivare qua. Ma quell'infedele non c'entra mai. Posso venire anch'io? Ah, queste non sono cose da bambini, tu stai qui. Allora andate a dormire. Sì, ecco, lo vedi la tua compagnia. Ah. Cammini! Mai visto un mare di cemento? Io piuttosto che abitare in una di queste case moderne mi farei frate. Oh, senza offesa, eh. Oh, siamo arrivati. Bartolomeo, ma sei proprio sicuro che sia da queste parti, sì? E che ne so, così mi hanno detto. Ehi, voi due laggiù! Chi siete? Che volete? Cerchiamo un certo Giovan Battista Villari, detto il Caparra! Sono io il Caparra! Parla, dimmi che cosa vuoi, ma caccia via il frate! Eccolo là, lo sapevo, non ci volevo venire io. Scusaci, ma vorremmo proprio parlarti tutti e due! Che strilli, ti sento. Buongiorno, Caparra. A lui digli che le prediche non le sopporto. Ma figurati, non ci penso nemmeno. Piuttosto, ti ricordi di me? Sei venuto ad affrescare il chiostro dei Carmelitani. Maledetto chiostro, mi ci ruppi anche un piede, per Dio. Ecco, che bisogno c'è di bestemmiare? Te lo dicevo io, è un vizio, un vizio. Che cosa può aver spinto il frate da bene nella tana del diavolo? Vogliono demolirci la casa. Solo tu puoi aiutarci. Io? Ma che ci avrà da divertirsi tanto? Io poi a questo non lo capisco. E venite proprio da me. Siete cascati bene. Ma lo sapete quante volte mi hanno sfrattato?
Oh, da morto, si capisce, perché da vivo nessuno avrebbe avuto il coraggio. Stavo in un palazzetto a Montecavallo e quel marchigiano di Sisto V lo fece sbattere giù. Poi ci si mise anche il governatore di Bonaparte e allora traslocai un'altra volta. A Porta Pia la casa la persi per colpa dei piemontesi. Andai in borgo e i fascisti spianarono tutto per farci via dalla conciliazione. Ma che... Allora decisi di ritirarmi in campagna. Qui fino a qualche anno fa ci pascevano le pecore. Guardate un po' che cosa è diventato. Tempo 6 mesi e sbatteranno giù anche la mia vecchia torre. Un pretesto che è un rudere fatiscente, come dicono loro, senza alcun valore storico. E ancora una volta io me la prenderò. Oh, ma a questo non gli suonano mai. Si saranno stufati. Vedi, se tu ci aiutassi, potresti venire ad abitare con noi. Con voi? No, non mi piace. No, no, un momento. Oh, giù le mani, Vedi, è un posto tranquillo nella vecchia Roma, come piace a noi, come piace anche a te. Ci sono bambini? No, la pace assoluta. Vabbè, dai, frate, di che si tratta? È una cosa molto semplice. Vedi, dove stiamo noi? Oh, non mi porterete mica in un convento, E ti pare che io ci starei, Ma guarda con che razza di gente mi tocca coabitare a me. Frate. Sai, tesoro, è tutta la sera che non riesco a togliere gli occhi da quel ritratto. Mi fa paura. Chi è, uno dei tuoi antenati? Sì, è Bonifacio di Oviano, un sant'uomo. Pensa che fondò perfino un istituto per sordomute. È stato lui che ha restaurato il palazzo. Poveraccio, se lo sapesse... Oh, ti capirebbe. Ha una faccia così buona e intelligente. E quanti anelli ha. Ah, sì. Chissà dove sono andati a finire. L'ultimo gioiello di famiglia fu un orecchino che trovai in un cassetto segreto quando avevo 13 anni. Ero un paravento io a 13 anni. Me lo vendetti per 400 lire, figurati. E chissà quanto valeva. No, più che altro aveva un valore storico. Napoleone III si era innamorato di mia nonna. Le regalò quell'orecchino invitandola a Parigi se voleva avere altro. E lei ci andò? Beh, dicono... Scusa, ti dispiace. Dicono che fosse una donna di ferri principi morali. Ma io quell'orecchino continuai a cercarlo per mesi, mesi e mesi. Gloria di Venere uscenti dalla... Non le capisco, la devono da buttare giù. Il barbarattolo di dinamite, buonanotte, no? E io quello lì lo butto di sotto. Stai calmo. Certo che se quello là in soffitta non si sbriga, qui le cose si mettono male. Ah, stampa attento, ma metti male in testa. Questi poi lavorano come razzi. Già. Aspetta, ma che fai giù? Ma che... Aiuto! Bello. Aiuto! Porca... Ma che sei? Guarda che se bestemmi te lascio, Oddio. Ma com'è? Ma che te è successo? Mamma mia, oddio, se non c'era il frate, m'ha ammazzato. Ma che dici, quale frate? Per forza è cascato, embriaco di prima mattina. E vieta piena cosa, vie. Ma quasi quasi era meglio non salvarlo. L'incidente arrestava il lavoro e noi guadagnavamo tempo. Che dici, la vita umana è sacra. Lo dimo noi all'assistente. Sono Eugè, Nando, se fatto. Ecco fatto. Oddio, il tiro! E che cade il tiro! Oh, ma che volete ammazzare? Ma che hai fatto? L'hai legato male. Ma che legato male? Ci ho perso più di noi. E mo chi glielo dice all'ingegnere? Ma che stanno a dire? Andiamo a vedere se Caparra ha finito. Può darsi che tu debba posare ancora un po'. Sta zitto, io non volevo, ma quella ha cominciato a bestemmiare come un turco. Cribbio anche i chiodi in questo muro schifoso. Lo muro dello affresco ha da essere asciuttissimo, levigatissimo e senza asperità di alcuna, onde essere ugualmente ricoperto dall'intonaco di calce, preferibilmente grassa, sulla quale lo pittore stenderà poscia lo suo affresco, così diceva il cavalier d'Arpino, mio venerato maestro. A parole siamo tutti bravi, vero cavaliere? Ma quando lo pittore deve stendere lo affresco su un muro che sembra fatto a forza di ballate di gesso, e non ha intonaco di calce, né grassa né magra, allora è un altro paio di brache, vero cavalier d'Arpino?
Grandissimo trombone cornuto, dove sta? Sì, va bene, lo so, sta lassù con voi. Non è un rinnegato morto bruciato come me. Rosita lui, buona permanenza. Ma guarda quanto è buffo fra Bartolomeo vestito da donna. Stai zitto tu, quello è Giove che si è travestito da lavandaia per sedurre Venere. E Venere non se ne accorge che la lavandaia è un uomo? No, che non se ne accorge. Venere è cretina, no? Apposta hai fatto fare la modella Flora. Ti sei visto? Sei orrido. Oh, e che ti aspettavi? Vorrei vedere te vestito da donna. Hai finito? Gli operai stanno... Me ne frego! La firma su questa roba ce la metto io, mica voi. Beh, basta che fai prego. Ho finito. E per Diana, se non è un capolavoro questo... Mica male, sei bravo per... Lo so, non c'è bisogno come lo dici tu. Non toccare, fresco. Fresco? È un affresco del Caparra, eseguito 350 anni fa. E quella là sarà io. Oh, guarda che se c'è una che si deve lamentare, quella è Venere. Sei di una caffonaggine unica. Ecci! Sei stata al fiume anche ieri sera? No, è lui che mi ha fatto stare così tutta la notte. Mo, Sara, a me quel naso lì non mi convince per niente. Ma come sei fatto? Sei deforme. Ma lascia stare il naso, adesso non c'è un momento da perdere. Bisogna fare in modo che qualcuno veda l'affresco. E che ci vuole? Guarda qui, sono quattro cannucce e un po' di tela mangiata dai vermi, peggio di noi. Chi è? Chi c'è lassù? Ma che succede? Come che succede? Sta crollando il soffitto. Guarda! Qui se non ci sbrighiamo ad andarcene, gli operai ci fanno cadere la casa in testa. Ma guarda, t'ho detto! Ma cos'è? Un quadro? No, un affresco. Non l'avevo mai visto. Grazie, era nascosto dal soffitto. Deve essere molto antico. Se è di un pittore famoso può valere una fortuna, no? Già, una fortuna, ma per chi? Come dice, scusi, non sento, Romiano come Roma? No, Roviano! Ma chi è? Trilla come matto. Non sento niente, che ne so, pare una voce d'oltretomba. Pronto, pronto! Pronto! Oh! Piazzetta della Pace 12, Palazzo Roviano! Sì, un Caparra, autentico, è stato scoperto stamattina! Mandate subito un cronista! Un fotografo! Ah, e anche un fotografo! Grazie! Però... è una fatica farsi sentire. Ma che vuoi, sempre fantasma sei. Adesso chiamiamo il messaggero. Sì, già fatto. Allora paese sera. Ah, sì, che quelli in queste cose ci inzuppano il pane. Ecco, 4, 5. Oh, poi chiamiamo l'osservatore romano, lì c'è un amico. Sì. 1, 2. Pronto! Paese sera! Brutto affare. Ogni tanto da stamattina sento certe fitte. Sarà questa umidità? Sì. Io vorrei sapere che diavolo sta studiando quel rimbambito. Che poi quello io lo conosco. Sì, è proprio lo stesso cretino che una volta a Dresda mi ha attribuito una crosta di Caravaggio. Maledizione, che bisogno c'era di avvertire i giornalisti? Ma io non ho avvertito nessuno. No? Allora se lo sono sognato. Comunque li avremo tutti contro, specialmente la stampa di sinistra. Ma i permessi li avete già, e con tanto di bolli. Cara signora, per demolire un Caparra non ci sono bolli che bastino. Aspettiamo la perizia dell'esperto. Quello me lo lavoro io, lei mandi tutti di là. È meglio parlare. Ma si sono scatenati, con tutte le opere d'arte che ci sono a Roma. Perché tanto rumore per un affresco di questo Caparra? Eh già, un maestro del 600. Grazie, bravo uomo. Prego un po' di silenzio, il professor Pandoni vi dà la lettura della perizia. Dichiaro che l'affresco rinvenuto nel palazzo dei principi di Roviano, raffigurante Giove trasformato in lavandaia che seduce Venere, non può essere assolutamente attribuito al pennello di Giovan Battista Villari, detto il Caparra. Ma come? Ah, il garage non ha funzionato! Ladro! Stavolta lasciatemelo dire. Questo invece è da attribuirsi senza ombra di dubbio a tutt'altra mano, e precisamente alla mano impareggiabile di Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. Ancora una volta il Caravaggio! Maledetto cretino, ignorante! No! Il Caravaggio, no! Fermo! È un rinvenimento. Ma che fai? Tanto... Lascia! Ma sei matto! Detto fra noi, ci fa più comodo un Caravaggio che un Caparra. L'importante è se si pensa che è l'unico affresco finora conosciuto del Caravaggio. Grazie, non ne ha mai fatto. Incompetente, cretino! Iettatore! Ignorante!
Una, per favore. Complimenti, principe. Brutto Pinocchio. Grazie a lei. I pittori moderni si meritano un critico come te. Analfabeto. Vieni con me, vieni che ci penso io. Vieni. Io non bollo. Peggio di così non poteva andare. Mi dispiace, ma le devo chiedere la restituzione dell'anticipo. Lei si è impegnato col contratto e con la sua parola. I Roviano hanno sempre tenuto fede ai loro impegni. Ah, si è ricordato di essere un principe. Poverino, e ora come fa? I soldi non li ha più. Eh già, si trova in un bel pasticcio. No, non credo. Il professor Randoni era stato pagato per dire la verità, ma dal momento che ha detto il falso mi è sembrato iniquo ricompensarlo per le sue prestazioni. Come hai fatto? È stato un gioco da ragazzi alleggerire quel rimbambito. Non se n'è neanche accorto. Ecco, se vuole contarlo. Oh, per carità, se non dovessi fidarmi della parola di un principe. Il suo contratto. Grazie. Signor Oviano, signora. Buongiorno. Buongiorno. E ora sarai contento di avere un Caravaggio in casa. Che c'è? Oddio! Oddio, che dolore, non mi posso muovere. Mi hanno dato una spinta. Cos'è successo? È occorso un incidente al professor Randoni. Il poverino è caduto per le scale. Sei stato tu? No, è stato il Caravaggio.